Il vetro è un materiale costituito soprattutto da silice, un materiale molto comune presente nelle sabbie e nelle rocce contenenti quarzo. La caratteristica principale del vetro è la sua trasparenza. Altre sue caratteristiche sono la brillantezza della superficie e la resistenza agli agenti atmosferici, biologici e chimici. Per questo è perfetto per contenere cibi o medicinali. Invece non è molto resistente agli sbalzi termici ed è un cattivo conduttore elettrico e termico. Inoltre è fragile. Se sottoposto ad alte temperature, il vetro fonde e può essere modellato secondo la forma desiderata. Infine, il vetro è duttile e malleabile e quindi si può trasformare in fili e in lastre sottili. Per produrre il vetro occorre estrarre le sabbie silicee e le rocce di quarzite. Queste ultime devono essere macinate prima di venire mescolate con sostanze che ne favoriscono la lavorazione e migliorano le caratteristiche. In forno il silice viene disidratato e poi scaldato fino alla temperatura di fusione, cioè 1400 gradi. Una volta raffreddato lentamente, il vetro può essere modellato. È la fase della foggiatura. Soffiando una goccia di vetro fuso all'interno di uno stampo, si ottiene il vetro cavo, usato per bottiglie, lampadine e contenitori. Per produrre lastre, il vetro viene colato in grandi stampi oppure laminato tramite il passaggio tra due cilindri rotanti. Un'altra tecnica è quella del vetro float, in cui il vetro galleggia su una superficie di piombo fuso, da cui esce un nastro continuo di vetro che poi viene tagliato. Se foggiato in filamenti microscopici, il vetro diventa molto resistente. Le fibre di vetro vengono usate per materiali resistenti come le vetroresine o per le fibre ottiche, che trasmettono segnali luminosi a lunga distanza. Ma quanti sono i tipi di vetro? Il vetro comune è usato per bottiglie, contenitori e serramenti. Il vetro di Boemia è più lucente e duro e si usa per bicchieri e strumenti di laboratorio. Il cristallo contiene piombo, che lo rende molto trasparente e pregiatissimo. Il Pyrex è molto resistente alle alte e basse temperature e si usa per strumenti da cucina. Il vetro ottico, quello delle lenti degli occhiali o delle macchine fotografiche, deve avere una miscela perfettamente omogenea per poter subire una lavorazione molto accurata. La lana di vetro è composta da fiocchi di fibre di vetro e serve per produrre pannelli resistenti o per rinforzare le vetroresine. Il vetro di sicurezza è composto da due lastre saldate su una base di resina trasparente, oppure da vetro temprato per resistere agli urti. Si usa per i parabrezza delle auto o per i vetri antisfondamento.